Hai uno spazio vuoto, un'ex fabbrica, uno spazio dismesso, in disuso, che vorresti ritrasformare in spazio di lavoro condiviso? Non aspettare. Non lasciare che il tempo passi, perché gli spazi, gli immobili vuoti si distruggono. Un immobile lasciato senza presidio, senza attività di persone che ci lavorano dentro, in brevissimo tempo diventa inutilizzabile. Questo è un dato di fatto. Se il tuo spazio è ancora utilizzabile, se ha il tetto, se ha gli impianti, se ha il riscaldamento, se ha l'impianto elettrico, non aspettare, perché in tempo molto, 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 molto breve, quello spazio lì non avrà più l'impianto elettrico perché verrà rubato, il tetto perché si bucherà, ci saranno infiltrazioni, sarà veramente brutto. Brutto. Non aspettare. Se agisci subito e se lo trasformi subito in uno spazio di lavoro condiviso, allora si può immaginare una crescita organica, si può partire da un immobile che è comunque utilizzabile in qualche modo, magari non perfetto, ma che da subito può ospitare delle persone e poco per volta queste persone lo rimetteranno a posto. Poco per volta queste persone, grazie al loro lavoro, grazie alle risorse che generano lavorandoci dentro, si faranno carico di farlo bello. Perché? Perché è loro il posto di lavoro. Ma se aspetti, se speri che qualcuno arrivi e se lo compri, se speri che la multinazionale, cadendo al cielo tra le migliaia, decine di migliaia di spazi abbandonati, scelga proprio il tuo perché è più bello degli altri, entro un anno non varrà più niente. Entro un anno senza riscaldamento, impianto elettrico, con gli infissi distrutti, col tetto che perde, cosa ci fai?